Impianti per la cattura di richiami vivi da distribuire gratuitamente ai cacciatori possono aprire. La delibera arriva dal TAR di Brescia, che ha respinto il ricorso promosso dalla Lega per l'abolizione della caccia per l'annullamento della delibera del 3 ottobre 2011 della Giunta Provinciale di Bergamo. È un verdetto favorevole che dà valore all'attività di tutto il settore caccia e pesca, dei funzionari, dei dirigenti. C'è stata una impugnativa da parte delle associazioni ambientaliste, di alcune associazioni ambientaliste di Bergamo, verso l'apertura autorizzativa degli impianti di cattura. Gli atti di questa amministrazione avvalorano sempre di più sia le leggi regionali che anche eventuali delibere di giunta che dovessero essere approvate in merito all'apertura dei nostri impianti o dei roccoli, che sono storici, tradizionali, importantissimi. Per la cattura la provincia di Bergamo ha autorizzato 24 impianti a fronte dei 27 consentiti dalla legge regionale, che ha riconosciuto a Bergamo la cattura di 17.492 esemplari per la stagione venatoria 2011-2012, mentre per quella precedente ne aveva permessi la cattura di 19.105, con una riduzione dell'8%. Su questa base la provincia ha autorizzato per quest'anno la cattura di 14.468 esemplari, il 17,3% in meno rispetto a quanto consentito dalla legge, ma non si dicono soddisfatti WWF e LAC.